Sindaco, si compie un passo in avanti importante verso il coordinamento tanto auspicato delle attività culturali. Che forma prenderà questa nuova istituzione, che funzioni e che tempi avrà? L'intenzione era quella che noi abbiamo manifestato ormai addirittura nel nostro programma elettorale, e cioè quella di accorpare le fondazioni e accorpare anche i luoghi culturali della città. Per fare cosa? Tanto per razionalizzare le risorse, che è la cosa più importante, poi per cercare di coordinare tutti gli eventi più importanti a Viareggio e per dare la possibilità, terza cosa, altrettanto importante, di poter avere a disposizione maggiore flessibilità dal punto di vista logistico. Mi sto riferendo naturalmente al personale e a tutti i tecnici che ruotano intorno alle due fondazioni. Quindi un'operazione di razionalizzazione vera e propria, di coordinamento e credo di sinergia assolutamente importante. Noi che faremo? Manterremo le due fondazioni naturalmente. Perché? Perché hanno uno spirito e una mission particolare per cui va assolutamente rispettata e rafforzata. E le faremo coordinare da un'istituzione che sarà formata nel Consiglio d'amministrazione dai due presidenti delle fondazioni e dal sindaco e il suo delegato, proprio per coordinare tutti gli eventi culturali della città e tutti gli spazi culturali pubblici della città. Il passaggio che faremo in Consiglio Comunale sarà un passaggio importante perché ricaveremo naturalmente i suggerimenti, le integrazioni che noi recepiremo con molta attenzione e poi vareremo questo evento, questo che ritengo sia storico per la città perché naturalmente pone tutti sotto un punto di vista assolutamente diverso, più moderno, più innovativo e al passo con i tempi. Tutto questo naturalmente noi lo facciamo in collaborazione con la Regione Toscana, con la quale insomma abbiamo fatto un percorso di condivisione e ci auguriamo con l'intera città. Le due fondazioni perderanno un po' di autonomia in questo passaggio? No, assolutamente non perderanno autonomia, ci sarà soltanto un organismo che farà la regia complessiva di tutti gli eventi culturali della città e giustamente delle fondazioni. Oltre a questo organismo naturalmente rimangono fermi la Giunta e il Consiglio Comunale che inevitabilmente sono sovrani. Hai in mente un nome, una data di partenza? No, ancora no, ne parleremo in Consiglio Comunale e troveremo un nome adatto. La data di partenza appena gli organi consiliari daranno il via.